La manovra che è stata approvata alla Camera dei Deputati? Questa è l'incognita, questa è la domanda che si pongono tutti. E il timore che non sia sufficiente è abbastanza fondata. Non si può essere completamente d'accordo su come è stata portata avanti questa manovra. Io credo che avremmo dovuto toccare molti altri sistemi di risparmio e di riforma economica per far sì che questa manovra abbia un senso. Purtroppo adesso ci troviamo di fronte a un allargamento della forbice dello spread fra titoli italiani e titoli tedeschi, che già questo allargamento comporta un costo enorme, un costo che va già quasi a toccare quella che è stata la manovra. Ecco, una manovra correttiva che potrebbe arrivare a ottobre, e se dovesse arrivare, dove bisognerebbe guardare, dove bisognerebbe andare a toccare? Io non sono un economista, ma lo capisce chiunque che o si aumentano le entrate o si diminuiscono le uscite. Io penso che non sia più possibile aumentare le entrate, sia impensabile. Ormai i cittadini sono spremuti come limoni, perciò l'unica maniera è diminuire le uscite, diminuirle drasticamente, diminuirle decisamente. E non si può più giocare province sì, province no, comuni sì, comuni no. Bisogna avere il coraggio di affrontare la impopolarità di tagliare la spesa, tagliarla drasticamente.